Salve a tutti amici youtuber, benvenuti in una nuova fantastico scontro aereo su War Thunder. Anche perché, come potete indovinare, non ci sono soltanto i caccia. Comunque, una notizia nuova potrebbe essere che in futuro potrebbero uscire i carri armati. E poi chissà quando usciranno le navi. Comunque, come potete vedere, sono da solo stavolta. Non ho amici con cui neanche con cui commentare, con cui cioè discutere, quindi sono completamente da solo, in balia forse del nemico. Come potete vedere, in questa battaglia sto usando la Royal Air Force, oppure, o come meglio chiamata, la RAF. Adesso sto per iniziare uno scontro. Il mio primo aereo è un Hurricane Mach 1, uno dei primi aerei usciti dalle catene inglesi prima della guerra, usato all'inizio, anche se non con gran successo. Potete vedere, sta ingaggiando uno scontro con un LAGC. Ci siamo distrutti a vicenda, almeno sono riuscito a distruggerlo. Peccato però che mi dia che sono stato anche battuto da lui. Poi ci siamo schiantati, ma pazienza. Come prima kill non è male. Poteva essere meglio, lo ammetto, poteva essere meglio. Comunque, io sto in campo, come potete vedere, ho preso un altro Hurricane, ho fatto un Mach 2. La differenza è il numero delle mitragliatrici, questo ne ha addirittura 12, quello di prima ne aveva 8. Guarda una parte, quanto dall'altra. Come potete vedere, intanto la battaglia sta infuriando, molti dei miei alleati stanno cominciando, almeno non molti, alcuni stanno bombardando il nemico. Io non ho nessun bombardiere, quindi mi do a intercettare i caccia e i bombardieri nemici. Sto cercando intanto un avversario, per non rischiare vado a puntare questi bombardieri in picchiata, sperando che nessuno mi attacchi da dietro. Anche se ho paura che questo di F309. No, niente, ok, mi sono allontanato un attimo, di vedere una cosa. No, ok. Ah, peccato, quello Junker si usa 87 in tedesco, è stato un po' tutto. Vabbè, vado proverò a distruggere questo Beowfighter, un caccia pesante inglese. Non so, non lo conosco molto bene come aereo. Adesso provo. Solo che provo a buttarlo giù. Com'è un siluro? Non è molto intelligente. Oh cazzo, ho tirato attenzione di un LAGC. No, non sa guidare. Non sa guidare, quello avete visto? Mi butta addosso, dai. Ma come puoi venirmi addosso così? Boh, vabbè, ritorno in campo. Questa volta uso un Supermarine Spitfire, uno dei migliori caccia britannici mai prodotti, costruito in moltissime versioni. E adesso provo ad andare ad attaccare questo il 4, anche se è un po' lontanino. Io ci provo a raggiungerlo. Il 4 è un bombardiere per picchiata russo di immigrazione sovietica, però mi sa che non lo becco più. No, potrei provare a raggiungere, però mi sa che saranno troppo veloce, dovrebbe fare un errore lui. È quello che sta facendo. Oh cazzo, spero che mi stia venendo addosso anche lui. No, bene. Ho riuscito a colpirlo, ma non è sufficiente. Adesso gli sono dietro. Cazzo, ma è corso dannato, il suo mitragliere. Dai, 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 dai. No, sto sbagliando mira. Mi sono andato. Sì, ho preso. No, non vai a kill, tu. Hai detto. Maledetto bimotore, cioè non bimotore, biplano, sta lontano dalla mia preda. E dai, guarda che rimani, guarda che mi butti giù, come vogliono resistere ad uno Spitfire. Ecco, oh, era ora, vediamo un po', dai. Ma adesso dovrò finire le munizioni. Oh, cos'è sfiga gente, però sembra... Dai, 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 dai. Forse mi dà la kill. No, corre, vola. Ah, ecco. Volevo rubarmi la kill quello. Mi sa che forse dovrò tornare alla base io. Cazzarola. Dove è la base? Vediamo un po'. E che cazzo, devo andare di là.
Vabbè, andiamo alla base. Plano. In pratica, come potete vedere, gente, il mio motore è andato, io sto solo planando. Oh cazzarola. Oh cazzarola. Spero che non sia... Spero che non faccia quello che io sto pensando che faccia. No, meno male. Ah, per molto probabilmente quel... il 4 mi ruberanno la kill. Sì. Come potete vedere, gente, probabilmente non so se taglierò delle scene. L'unica cosa che potrei fare è abbandonare il mio aereo e prendere un altro, però mi scoccia, sai, lasciare un aereo che posso correre, perché posso farlo riparare. Cioè io il mio aereo lo potrei anche far riparare se voglio. Il problema è raggiungere la base aerea. Vediamo un po' qua. Nessun aereo all'orizzonte. Questa è una buona notizia per me, perché così posso andarmi a riparare in santa pace. Oh. Oh, ecco, ho raggiunto la base. Mamma mia. Mamma mia, proprio. Cioè, non posso fare molto io qui. Questo è sfiga. No, perché? Mi hanno dato l'assist. Ma vaffangiro, vaffanbrodo, vaffanbrodo, tutto quello che volete. Cioè, ho eseguito per 5-10 minuti, non sono proprio così, però preferisco esagerare, e poi me lo butto giù qualcun altro. Questa è sfiga, ve lo dico io. O è sfiga, oppure sono gli altri che fanno i bastardi. Ecco, sono atterrato. Purtroppo non posso fare nient'altro. Solo che posso sperare un pochino. Ah sì. Un'altra bella novità del gioco, che anche se non è una novità, quanto pare quella si è schiantato, è un'altra bella cosa che di questo gioco è la modalità in prima persona, guardate. Visto? Non è messo molto bene l'aereo dall'interno. Ecco. Bene, gente, sto per ripartire, però purtroppo sto per ritornare in una battaglia ormai persa. Come potete vedere, mi è rimasto soltanto 4 punti, loro ne hanno ancora 200. La battaglia è stata brutta, l'ho giocata male, è stata un po' di sfortuna. La sfortuna di aver perso un aereo subito, però anche se l'ho battuto, aver perso un altro senza fare un abbattimento. La sfiga di aver quasi perso questo aereo, che è stato danneggiato. Questo sono il mio rientro alla base. Purtroppo però il mio contributo è stato troppo minimo. I miei alleati tanto stanno facendo l'impossibile, stanno cercando di vincere, distruggendo almeno un altro, l'ultimo veicolo terrestre del nemico. Però se dovessero distruggere loro il nostro ultimo veicolo, cioè non il nostro ultimo veicolo, il nostro veicolo, la battaglia sarebbe finita. Perché noi... cos'è che abbiamo rimasto? Sono delle basiere? Sì. La vittoria è nostra, ecco. Possiamo tornare a casa. La battaglia è finita. Abbiamo vinto, purtroppo però io ho giocato male. Potevo giocarmela meglio. Infatti, come potete vedere in classifica... Un attimo... Come potete vedere qui in classifica, purtroppo... Sono qui in basso, non ho fatto un cazzo. Non sono riuscito ad aiutare la mia squadra. Qui è tutto, dal vostro clan Bigore. Lasciate un commentino, mettete mi piace. Iscrivetevi e spero soltanto che nella prossima battaglia le cose vadano molto meglio. Ciao a tutti!